Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Noi vi facciamo vedere il bel servizio di Emilio Fabio Torsello e Luca Covino sul grande tema dell'inflazione. Così introduciamo il tema dell'agenda economica. Sebastiano Barisoni, vice direttore di Radio 24, è con noi. Anche. Carlo Cottarelli, collegato dagli Stati Uniti, e il capogruppo della Lega Molinari, nonché Stefano Fassina. Vediamo il servizio e da qui ripartiamo. Gli ordini sono diventati più piccoli e più frequenti. Questo è un ordine di un ristorante, però è un ordine piuttosto contenuto, cioè ci sono 3 litri di latte, quello che potrei comprare io. Esatto, sì, questi sono i 3 litri per un cliente. Pomodori, barattoli, conserve, oggi paghiamo di più il barattolo che il pelato. Per voi cosa comporta? Un aumento del prezzo del prodotto a noi, al quale noi dobbiamo sommare un aumento dei costi avuti. Quanto è oggettivamente aumentato nell'ultimo anno questo singolo barattolo di pomodoro? Quasi un 15%. Nella mia vita non avevo mai visto una cosa del genere. Invece la parte dove viene inscatolata la carne, che è una delle cose più care. Per alcuni tagli Hilton, cioè come filetto, controfiletto, cose di questo genere, è quasi al 100% di incremento. Queste qui hanno avuto un incremento di costo tranquillamente intorno a un 15%. Prima era intorno al 7-8%. Qui si fanno le mozzarelle, tutti quei latticini che poi vengono utilizzati sulle pizze. Sì, il latte in questo momento non si trova e quindi ha avuto degli aumenti anche superiori al 10%. Per domani, 4 kg di bocconcino di vacca, 1 kg di bufala, 1 kg di provola, 1 kg di ricotta. La farina si è quadruplicata nel giro di 2 mesi, i pomodori sono aumentati almeno del 30% e il girasole è arrivato quasi a 3,60-3,70 euro più IVA. Tutta una serie di prodotti i cui prezzi sono saliti alle stelle. Quanto vi costa in più fare una pizza? È aumentato del 30%. E nonostante l'inflazione sia oggi alle stelle, il timore è che i prezzi possano aumentare ulteriormente. L'unico modo per difendersi è fare magazzino. Questa è la merce che abbiamo stoccata per cercare di contenere i prezzi. Quanta merce compravi prima che ci fosse questo aumento dei prezzi? Mediamente io compravo 10 sacchi a settimana di farina e 10 cartoni di pelati. Oggi per mantenere i prezzi sul mercato tocca fare il magazzino. Notazione. Allora, abbiamo, come abbiamo visto in questo bel servizio, il grande tema dell'inflazione che galoppa e, notizia di oggi, il Fondo Monetario Internazionale alza le stime per il PIL dell'Italia nel 2022 a più 3%. Unico